La dottoressa Gelatinelli e la dottoressa Gianni.
presa una reputazione di terra. In linea con quanto diceva la dottoressa prima sulle corrette attività, scrittività, aiutare corretti, una reputazione di piatti tipici tradizionali, prima di piatti tipici tradizionali, quindi in essere paste preparate in maniera tradizionale con prodotti sicuramente era quello che ci però alle 12:15 perché avevamo fatto una tabella di lavori un poco più avanzata come tempi, cioè pensavamo che se 12:30 visto che il domino noi abbiamo chiesto di accelerare e quindi alle 12:15 potremmo recarci dare informazioni su ordini, ma consentire l'usore è una cosa di
Quindi questa è la raccomandazione. Noi per quanto ci riguarda abbiamo un attimo di fare queste cose, tant'è, e dico, questo può essere interessante come anche. Noi abbiamo fatto un laboratorio civico sopra, molto molto attrezzato, veramente all'avanguardia, e ora con il prossimo, la prossima carriera abbiamo messo l'acquisizione di strumentazioni per l'analisi dei dati. Quindi il laboratorio civico non si applica solo per la sperimentazione della fisica, della chimica, cioè le scienze della materia, ma serve anche per sottoporre al lato, seppur in maniera molto sperimentale, non ovviamente con i canoni di una scientifica sempre completa, però ci servirà a determinare, non so, i tassi di salinità delle medicine, delle cose, dei vini, il grado di purezza di un prodotto. Questo sarà in grado di farlo nel laboratorio. Quindi può essere un rimborso importante anche per sul piano pratico, per capire poi come si fanno le indicazioni del settore. Cioè dobbiamo, dico, l'iniziativa notevole deve avere la dignità che diventa e la può avere incrociando i docenti. Perché io sono impresso per vedere, cioè le scuole vanno avanti, né con le studi, né con le iniziative, né con i dirigenti. Le scuole vanno avanti con i docenti. Se i docenti non funzionano, le scuole non vanno avanti. Quindi il punto centrale del fuoco sono i docenti. Solo con i docenti, i docenti, noi possiamo cambiare la situazione. Non c'è nulla da fare. Non ci sarebbe bisogno di niente in una scuola. Se noi avessimo, nemmeno la società avrebbe bisogno di niente. Se noi avessimo degli educatori all'altezza del loro compito, noi avremmo una situazione molto più semplice, molto più facile, molto più agente. Non ci sarebbe bisogno di nessun codice disciplinare, di nessuna norma disciplinare, perché l'alunno non risponderebbe alla verità astratta, alla direzione, una guardia. No, risponderebbe al suo referente di docenza. E quindi se fa una cosa che non va, deve racconto soprattutto al suo docente, ma è con lui che è il rapporto diretto, non con me. Quindi se non funziona quel rapporto, hai voglia di provare gli sistemi, ma va niente così, anche l'informazione scientifica che voi portate avanti notevolmente, se non troviamo il coinvolgimento del docente che fa capire all'alunno quanto sia importante tutto questo, noi non facciamo nulla. Quindi il docente, come comporta non è un fenomeno, non deve diffondere solo conoscenze, vedete, deve diffondere competenze, cioè deve mettere in grado la non di usare le conoscenze che hanno, perché a volte se non gli viene di conoscenze di quest'alunno, ma se chi non ne conosce l'uso di queste conoscenze, non capirà nulla. Vedrà tutto solo con uno strumento di tortura. In più però i nostri studenti lo so più con uno strumento di tortura. Non riescono a vedere nello studio un'opportunità. È compito nostro, è compito della scuola, fornire gli strumenti per far sì che l'alunno capisca il valore della conoscenza, non la conoscenza soltanto, no? Oggi ci avviciniamo agli studi di guida, preoccupazione fondamentale, soprattutto nelle scuole superiori, e anche la famiglia cos'è lì, e inizia tutta la chimica dei voti, tipo la chimica, la farmacia, la matematica, la aritmetica, le somme, le medie, questo è lontano dall'educazione. E i nostri docenti sono alle prese in queste settimane solo con queste dinamiche. Prima ho dovuto ricevere dei genitori che lamentavano, figurati, una cosa presa in droga, il fatto che loro figli avessero avuto due in l'insegnamento tecnico pratico di cucina in una classe ad opera del nostro docente, sicuramente ha ragione, però ha messo le lingue, ma quello che mi sorprende è il fatto che immediatamente si sia realizzata una comunicazione a distanza tra alunni e genitori su questo punto. E io dico, mi apro il titolo perché Gesù ci ha parlato di legalità, dico, allora faccio queste esperienze, come siamo messi male, cioè come rispetto ad una difficoltà, questi nostri alunni sembrano così forti, sono molto furbi, non li vedo molto forti, furbi sicuramente, furbi ci battono in furbizia uno a un miliardo rispetto a quello che eravamo, ma come forza non lo so, perché hanno una debolezza tutto questo, cioè il fatto che ha avuto un 2, subito con un numero
Allora, questo esempio vi dà la cifra di come inizia la scuola italiana in questo momento. È un esempio male, è un esempio in cui però la comunicazione non c'è. C'è molta comunicazione oggi, vedi ragazzi, voi mi state seguendo, credo, in questo punto perché ho toccato un motivo di interesse, perché non so se siete per voi, per voi, vi penso di no, ma vi erano nuove classi. Però succede questo, ma questo secondo me, cioè io non mi sono mai permesso, qui c'è il problema, mia compagna di banco, sempre il dicevo, ma noi non ci saremmo mai permessi, no, permessi, ma sarebbe stata una vergogna incredibile. Credetemi, e questa era la nostra forza. Niente furbizia, ve lo dico, furbizia ci battete, ma non ci vedete proprio. Ma la forza non c'è. E a noi, noi quando mai ci saremmo? Qui ci saremmo vergognati. Ma se questi ragazzi noi li tuteliamo solo, ma noi non li trattiamo.
diciamo,